Abbiamo vissuto questo momento introduttivo alla consegna dei giocattoli ai bambini che hanno bisogno, con una sorta di ballo ebraico fatto da alcune signore vestite con abiti che sono quelli poi del presepe vivente, e con una parola di fede e di speranza che ho cercato di dire io, a cui si è aggiunta quella del sindaco con gli auguri per un Natale di pace per tutti quanti noi. Il Signore benedica tutti quelli che operano per la solidarietà, per la vicinanza ai più deboli, e doni pace, gioia e giustizia a questo nostro mondo tanto bisognoso di questi doni. Auguri, buon Natale. La mia presenza qui questa mattina alla capanna di Betlemme è la testimonianza dei principi laici di solidarietà, sussidiarietà, condivisione con quelle fasce di cittadini, di persone vulnerabili, fragili, a cui va tutta l'attenzione da parte di un ente pubblico, perché rappresentano il tessuto connettivo della nostra società, apparentemente, scusando l'ossimoro, apparentemente invisibile, ma strutturalmente caratterizzante la parte più importante proprio della nostra società. Questa mattina è una bellissima mattinata di solidarietà, di attenzione agli altri bisognosi, e il mondo della scuola non poteva mancare. Sono onorato di rappresentarle, volentieri sono venuto per questa bellissima iniziativa che si chiude qui a Chieti, e voglio ricordare l'etimologia della parola solidarietà. Viene da solidus, qualcosa di concreto, qualcosa che aiuta gli altri che hanno bisogno. Quindi questa mattina è un primo messaggio, un primo segnale che viene mandato, sicuramente ce ne saranno altri, il mondo della scuola risponderà a gran voce.